Mi sono fatto conoscere nel tempo per quello che sono. Scaltro, veloce ed intelligente. Ed anche perculatore. Ma soprattutto, imbattibile. Non c'è anima viva che mi possa battere. Nell'arco della mia carriera ho incontrato tantissime persone che hanno provato a truffarmi. Ma quali sono state le truffe più epiche ed emozionanti del King? La risposta in questo video. La truffa ad Allegro Pelo, che tanti di voi conosceranno come Sasige K, ha provato a truffarmi svariate volte senza successo. La storia narra che abbia truffato 300 persone dopo solo 3 giorni dall'acquisto di questo gioco. Anche lui molto scaltro e veloce, ma non quanto me. Qui ha vinto l'intelligenza. Un suo difetto? Non conosce il limite. No. Vai, c'ho lancia Halloween all'82. Ti interessa? Sì, vai. Ah, bro, droppa. Ma cosa stai facendo con la modifica in mano? Sto facendo nulla, bro. Guarda, c'ho l'arma. Ma sei ciecato? Wow. Dai, vuoi droppare? Super trinciatore. Poi. No, cosa hai fatto, bro? Bro, ma stai bene? Ma cosa stai combinando, bro? Ah, bro, ma che vuoi? Ma che cavolo stai combinando? No, bro, io vado perché con te non si può scambiare. Tu vuoi truffare. No, io me ne vado. Non scambio più con lei. One eternity later. Ne ho tre al 130. E dammene due, dai. Io due? Ti do 240 di malachite. E quanto mi dai per due? 240 di malachite, Non ho tempo da perdere, dai. Sì, stanno qua. Oh, stanno qua, guarda. Notturno, non ci vuole nulla. E va, troppa però. No! Bro, ma che si è fatto? Vabbè. Cosa è successo, bro? Vedi che erano... Con te lo scambio... Che fastidio, vergogna, ti ho truffato, Facciamo una cosa. Mi fai parlare, Bimbetto, mi fai parlare. Ti devi vergognare, bro, vergognati. Bimbetto, mi devi puoi far... Ti sto anche griffando. Ma dove mi stai griffando? Fra, riprenditi, ti devi riprendere. Già sei stato truffato troppe volte, basta. Ma hai capito che è solo culo, è solo culo. È solo culo, lo capisci? Se lo scarto... di YouTube Italia, se lo scarto di YouTube Italia, vergognati. Ah, io sarei lo scarto. Ok, guarda, ho capito, c'hai paura. È ridicolo. Ho capito, c'hai paura. Io non ho paura di nulla e di nessuno, soprattutto di lei. Sei un cacasotto. Pecora pony. Ho un'idea. Visto che ti ritieni Chip, il King. Chip, finiscila. Chip, basta. Chip, finiscila. Accuccia. Bella. Ma che c'hai, Baghdad a casa? Non ti devi esaltare, fammi parlare. Se sei il King e sei il King, vieni un po' di qua, va. Mi è venuta un'idea. Se c'hai le palle, naturalmente. Ma non credo che c'è le palle, visto che c'hai 12 anni in croce, quindi... Sì. Sei qualcuno, giusto? Tu ti senti qualcuno? Ovvio, io sono qualcuno. A posto. Se sei qualcuno, dimostri di essere qualcuno. Cosa stai combinando? Bimbetto, droppa l'inventario e vediamo adesso veramente chi è il King. Vai, droppa l'inventario. Tu pensi che ho paura di lei? Il King, sono io. Sicuro, fra? Sono io il King. Sicuro? Apri se le palle, apri. Ma sai come si apri dice? Se le palle. Oggi a te e mai a me. No! Sì! Calcapani.
madre di Dio! Tutto! Tutto mi sono preso! Mi hai sfidato, hai sfidato il King e quindi ti stai. Io volevo fare uno scambio serio, tu che fai, mi cacci? Tu lo chiedo per piacere, ridammi tutto. Ridammi tutto, ridammi tutto, ridammi tutto. Ecco il tuo inventario. Ridammi tutto. Conta fino a 10, conta fino a 10. Ridammi tutto. 2, 3, 4. Bro, non ti permettere, bro. 5. Andiamo per via legale, bro, non ti permettere. 6. Sono nome e cognome. 7. Dove abiti? Sono il tuo numero di telefono. Sono tutto. Sei un hacker. 8. Non ti permettere. Ridammi tutto. 9. Ridammi tutto. E le armi del truffatore se ne vanno. No! Pecora arrabbiata, dal viso sconosciuto. Di lui si può dire tanto e poco. Si dice che non sia mai riuscito a truffare una persona reale. Però nei suoi sogni più caldi si dice abbia cambiato i file di gioco. Lui non si ferma ad una truffa normale. Lui ha truffato tutto il gioco. Le sue doti ne ha ben poche. Però ha tanta fantasia. Così tanta da sembrare quasi stupido. Un suo difetto? Troppe chiacchiere e pochi fatti. Io grazie a questa chiave inglese sono diventato una persona diversa. E ma che è? Magica? Bro, apri un po'. Ah, bro, grazie a questa chiave inglese ho scoperto un glitch. Ora sono l'uomo più ricco di salva il mondo. Addirittura? Ho 50.000 raggi di sole. E no, tengo solo io! No, ma è impossibile, lo sai meglio di me, perché a meno che li compri su qualche sito estero. Non fare così, bro, io sono una persona che dice solo la verità. Sì, ma io credo che questa cosa non sia una cosa legale. Cioè, sai che vai contro le leggi del gioco, no? No, bro, questa cosa non è scritta da nessuna parte, bro, tranquillo. Come, quindi rovinare il gioco duplicando delle dei materiali, delle armi, credo che questo fai, non è contro le leggi del gioco? Ma certo! Dimmi una cosa, bro, secondo te se vai con i carabinieri da me, no? Dicono tu stai derubando. Io gli dico, ma la chiave inglese, no? Come fa a derubare? Come fa a derubare? Arrestate la chiave inglese! Arrestatela! No, aspetta, fra... Aspetta. Allora, ma secondo te... Io ti credo. So che mi stai prendendo per il culo, eh? No, bro, tu di me ti puoi fidare. Ok, dai, ok. Allora facciamo una cosa. Io ti... Ok, io ti credo se me li fai vedere tutti, però. Tutti, dal primo all'ultimo. Cazzo. Adesso troppo tutto, bro. Bro, non avere paura, bro. Come raggio veramente? Comunque sì. È tutto raggio. Io ho una proposta per te. Vai, se di. Mi dai 500 euro. Io ti dico come modificare i file di gioco. Ah, facce stu cazzo. Io con 500 euro mi compro una macchina usata. No, bro, ma tu se riesci a fare 350.000 leggi di sole. Cioè, pensa quanti soldi puoi fare, bro. Fra, ho una proposta per te, ok? Se tu mi dai... Quanto me le puoi dare? 20.000. Posto, allora, se mi dai 20.000... Io ti do tutto il mio inventario. Giuro che lo droppo tutto. Tutto! No. Salta! Oh, non ti ferma! Vicino al muro, attaccato al muro! Al muro! Bro, sto al muro, bro! No, non avanti! Sul muro, indietro! Bro, dammi anche tutto il 1200 di ossidiana. Sì, l'ho droppati tutti, guarda, nella mischia. Sta tutto qua, Fra, una cosa, mo ti devi allontanare e ti devi mettere nell'angolo là. Nell'angolo... Aspetta. Salta sempre! Devi sempre saltare, Fra! A posto, mo mettiti più a destra. Più a destra. A destra mia! Destra. Oh, fermo qua. Sinistra. Un po' più a sinistra. Oh. Ed è proprio qui che Mr. Peto fa una cosa pazza. Fa mettere l'hacker dietro il pilastro dove non ha visibilità per... Un po' più a sinistra. Ok, qua. Mettiti qua. Ah! Oh, Fra. Tutto è successo velocemente.
Lui non ha visto né sentito nulla. Mister Peto, il premio è tuo. Bro, ma che cosa è successo, bro? Fra! Bro! Fra! Eh no, perché sai come si chiama? Tecnica del fantasma! Mentre tu stai dietro al pilastro del muro, io mi sono ripreso tutte le armi! Quanta roba! Quanta roba! Quanta roba! Quanta roba! Quanta roba! Mamma mia! Mamma mia, che tecnica! Madre di Dio! Vox Rank, l'eterno depresso. Lui era un grande amico. Ha sempre voluto prendere le mie redini e rubarsi il mio posto. In pochi ci riescono. Troppo stupido ed ingenuo. Senza troppa cattiveria. Alcuni storici dicono che con grande allenamento avrebbe potuto battere qualsiasi record mondiale. Il suo pregio? La speranza. Oh, Fra, mi devi aiutare. Cosa? Ho truffato un ragazzo. Mi serve la miniatura. Giusto per fare una miniatura clickbait. Se riesci, droppa un bel po' di armi. Metti le più sparpagliate, troppo attaccate stanno. Un po' più, pure più a sinistra, lì. Ok, fermo così. Fermo, metto la jump. Guarda, mettiti un'arma in mano. Ok. No, è per la miniatura, capi? Ah, ok. Quindi io rimango qua? Sì, rimani qua. Faccio un altro screen. Abbassa la testa, come tipo un cane bastonato. Ok. GG, bro. Cosa? No, niente. Non ci credo. Rank, è crashato il mondo! Ti avevo detto che qualcosa succedeva per devorarmi, tu no! Ma Rank, io vado. Come tu vai? Ciro! Sapevi che non potevi andare. Oh! Che? Oh, no, niente. Sinceramente, secondo me, stai dicendo un po' una cazzata. Però non c'ho armi io! Ma chi è che c'è? Mo, Rank, non scherziamo! Un'arma, 3. Ma la vuoi spiegare? 4, io ho 4. Io non so, guarda l'inventario. Da fare miniatura, no, cazzo, cioè perde l'inventario. Fra, però ti sei messo nelle orecchie a parlà. E basta! La ragazza psicopatica. Lei ha fatto letteralmente la storia del mio canale. Ogni sua frase è diventata un meme. I suoi comportamenti sono realmente strani e senza senso. Potrebbero fare un film sulla sua stupidità. Non c'è un numero preciso di segnalazioni, ma si dice abbia addirittura truffato più di ogni altro player esistente. Si dice inoltre che abbia nerdato così tanto che la mamma gli va passasse il cibo come si fa ad Alcatraz, tramite dei buchi. Guai a chi entrava nella sua camera. Non si parla di lei da un bel po'. Forse è andata in pensione. Un suo pregio? Non ce ne sono. 130. Poi? Poi il bulldozer è sempre a 130. Tutto al 130? Poi c'ho lo scavafosse. Al 130? Esatto. No, ma c'è tutto al 130, ma è possibile? Sì, sono abbastanza forte, siccome gioco tanto. No. Sicura? No, non mi serve, sai, ce l'ho. C'è qualcosa che non hai? Vabbè, il tamburo non lo so se ce l'hai, no. L'arma che ti può mettere in culo, non ce l'ho.
lei quanti anni ha? Che ti interessa? No, la vedo un po' volgare. Ma stamattina cosa ha bevuto? Addirittura. Non me lo aspettavo, sinceramente. Non me lo aspettavo proprio. Se no non lo scambiare proprio. Sto giocando seriamente. Quello che non gioca seriamente sei tu. C'è lancio Halloween al 130. Tu cosa mi dai? 130, ok. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Guarda che mi truffi una volta, non due, capito? Sei tu che non sai giocare. E poi cosa mi dai pure? La patata 130. C'ho tutto 130, non c'è manco bisogno che te lo ripeto ormai, sai. Sono forte, quindi. Scusa, perché hai droppato tutte quelle armi? Perché? Per fartele vedere? Facciamolo. Vedere quanto sono forte? Sono sempre al massimo. Senti, allora, poi quello che non gioca seriamente sono io, ma sei serio? Perché volevi truffarmi? C'è non ti un motivo. Truffare, ho preso un'arma e poi te l'avrei ridata se tu mi avessi dato un'altra. Ma sei provato a truffarmi due volte? Ma che stai dicendo? Ma sei rinc***o, non è vero? Cioè, ma ti fai film mentali la notte? No, dormo. Cacchioni! C'è voce a topo Gigio che sembri... Mi devi dare armi? Se no che succede? Mi picchi? Che fai? Sì, certo. Senti, vengo fino a casa tua, non so manco dove faccio, sto lasciando per Napoli e provincia. Addirittura? Sì, addirittura. Ma sei molto aggressiva, vedo, eh. Mi dai cazzo di armi? Ho truffato una truffatrice! Non una truffatrice, sei tu il truffatore, semmai. Cioè, guarda che poi me le rifaccio in due minuti, mica come te che devo andare a truffare per trovarmele. Senti, fa poco il bimbo, minchia di sto cazzo, dammi le armi. Ma sei troppo aggressiva, ma la mattina poco caffè e più camomille. Sì. Ti tranquillizza? Certo, quelle armi mettetele in... Ciao. Se ci entrano. Ragazzi, il video finisce qui. Vorrei portare una nuova serie, un po' così, con video più lunghi. E stavolta non video che avete già visto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao.